15 biglietterie chiuse, a Calalzo o con orario ridotto, succederà a Fegere. È un servizio che peggiora quotidianamente e questa è la responsabilità di Zaia, della sua giunta. Zaia ci sta lasciando a piedi, letteralmente a piedi. È una loro responsabilità perché loro hanno affidato il servizio a Trenitalia con un contratto di servizio che prevedeva già, lo dobbiamo sapere, prevedeva già queste soppressioni. Trenitalia conferma l'apertura e la chiusura delle biglietterie come l'istituzione o la cancellazione di corse ferroviarie competono alla regione nella sua veste di ente finanziatore e committente di tali servizi. Le scelte della regione per Trenitalia sono coerenti alle effettive risorse che l'amministrazione regionale può destinare a tale settore. Insomma, la protesta, giratela a Venezia. Per l'alta provincia l'eliminazione del Roma Calalzo è l'ennesimo colpo all'economia turistica. Il colpo peggiore è che non ci sarà Roma Calalzo, perché è l'unica tratta veramente piena e veramente ottimizzata, quindi mi stupisce il fatto che in un momento in cui si guarda anche al tornaconto, non solo al servizio, si vada a penalizzare poi l'unica tratta che oggettivamente oggi ha fatto servizio, che è quello di riempire i vagoni e portare anche le macchine al seguito. Dal 1 gennaio la stazione di Calalzo, stazione di testa, non avrà nessun operatore, tutto automatico e il dispensatore di biglietti presenta già la prima pecca, può dare un resto massimo di 4,95 euro, oltre alla beffa anche il danno. La biglietteria è solo la punta dell'iceberg, il problema è perché chiude? Chiude perché la gente non fa il biglietto. Bene, perché la gente non fa il biglietto? Perché la tratta fa schifo, io non faccio fatica a dirlo pubblicamente. È impensabile che oggi sia attrattiva una tratta che appunto ci mette 3 ore, 2 ore e mezza per andare a Venezia con continui di servizio. La chiusura della biglietteria è solo la logica conseguenza di tutto ciò.